Ci vediamo al mercato? E questo è il titolo della nuova campagna di comunicazione promossa dall'amministrazione comunale di Lissone per favorire la partecipazione della cittadinanza ai 4 mercati settimanali ospitati sul territorio comunale. Oltre al mercato di Piazzale degli Umiliati, che rappresenta ogni lunedì mattina un appuntamento ormai tradizionale per centinaia di lissonesi, anche Santa Margherita di giovedì accoglie decine di bancarelle in piazza Don Dario Camporelli, offrendo una valida alternativa a ogni genere di acquisti. Ha invece preso il via da sabato 17 settembre il nuovo mercato rionale di quartiere, ubicato in piazza Caduti di Via Fani, in prossimità delle scuole Aldo Moro. L'obiettivo dell'assessorato al commercio è quello di andare incontro alle esigenze dei residenti del quartiere, offrendo un luogo di socializzazione in cui fare acquisti senza doversi spostare con l'auto. Abbiamo istituito due nuovi mercati quest'anno, il primo in via Pascoli, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore, dove c'è un mercato agricolo a chilometro zero. Il secondo mercato invece si trova in piazza Caduti di Via Fani ed è di carattere generalistico, cioè sia alimentare che non alimentare. Il perché di questi mercati? Senz'altro c'è stata da parte dei cittadini dei quartieri una richiesta importante, anche visto dovuta all'aumento di popolazione in questi due quartieri, che richiedono un commercio che sia più focalizzato sul locale. Dall'altra, l'amministrazione crede di dover sviluppare il commercio locale e farlo grazie anche ai mercati, in particolare proprio a causa dell'aumento importante di popolazione che c'è stato in questi ultimi 10 anni. Il mercato di Piazza Caduti di Via Fani è iniziato con 6 bancarelle, ma sono complessivamente 14 i posteggi previsti. Con l'avvio di questo mercato si completa un piano più generale che ha visto coinvolto il territorio lissonese, con la riorganizzazione del mercato di Piazzale degli Umiliati e l'istituzione del mercato di Via Pascoli, attivo nel quartiere a partire dallo scorso 8 luglio. In quest'ultimo caso la cittadinanza ha la possibilità di acquistare frutta, verdura, fiori e prodotti alimentari derivanti da produzione a chilometro zero. Il mercato di Via Pascoli, dal 1 ottobre al 31 marzo, si tiene in orario mattutino dalle 8 alle 14, nel periodo estivo invece si tiene nel pomeriggio dalle 14 alle 19. Prosegue anche il riordino dei mercati tradizionali e nel 2017 andremo a completare l'assegnazione dei posteggi sia sui nuovi mercati che sul mercato di Piazza degli Umiliati tramite un bando che sarà pubblicato all'inizio del prossimo anno. Con questa nuova situazione andremo ad avere su Lissone 4 mercati in totale e copriremo 4 giorni della settimana con l'offerta a tutti i cittadini. Con l'istituzione dei 2 nuovi mercati rionali, l'amministrazione comunale ha inteso soddisfare un'esigenza particolarmente sentita nella popolazione, ovvero quella di avere servizi comodi e raggiungibili senza doversi spostare in auto. L'attenzione dell'amministrazione comunale verso i mercati però non è casuale, ma frutto di un piano che intende riavvicinare il venditore e l'acquirente per creare un rapporto di reciproca fiducia.